Un appartamento nel cuore del Pigneto era diventato il quartier generale di smistamento di merce contraffatta. Ad insospettire i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, il continuo andirivieni di persone che da quell'abitazione uscivano con confezioni riportanti segni distintivi di firme importanti del settore dell'abbigliamento. Dopo aver monitorato la situazione per alcuni giorni, i militari hanno deciso di perquisire l'appartamento, al cui interno un cittadino senegalese aveva ordinatamente esposto capi ed accessori delle marche più note. Una boutique del falso con 1500 articoli contraffatti con griffe dell'alta moda, tutti perfettamente confezionati con tanto di etichette e di certificato di garanzia. Due persone sono state denunciate. L'uomo, colto sul fatto dalle fiamme gialle, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dovrà rispondere dei reati di ricettazione e detenzione per la vendita di merce contraffatta, mentre il proprietario dell'appartamento è stato segnalato all'autorità giudiziaria per aver violato la normativa sull'ingresso e il soggiorno in Italia, avendo affittato l'immobile di proprietà ad un cittadino extracomunitario clandestino.